Voi vi voi di fevelà da nestre tiare, da nestre Friul, di queste biele tiare che è sentate fra gli smontagnis e che c'è il mar Adriatico, di una bande si chiate il flum Livence, di che altro il Timau, e talmie ci sono tanti bielis, biei paesi, biele int, e bielis robis che veni, che si puoi incognosi e che si puoi venire a chiatare. Le nostre storie sono tante lontane, ma tante lontane. Anche prima di Cristo, anche di quando io un po' di memoria, ecco. Ho un po' di indiche intorno all'anno 1000, sicuramente chi è ieri in dei insediamenti di popoli e di popolazioni, che ieri in vonde proteste, avevano tante paure dai nemici, quindi stava in Siaras, in che sono chiamati anche voi i Castiliers. Ieri dai grandi terapiens che tenevi in Sierras i nostri paesi, i nostri chiasi, e facevi sì che potessi difendersi da qualche attacco. E tutte le nostre tiare dal Friuli ieri puio manco l'abitato di Chistein. Intorno al 500 prima di Cristo, ecco che sono arrivati i Celtics e loro hanno partato tanti innovazioni, tanti idee moderni, qualche volta a Mancul. E hanno portato un modo di lavorare il fiaro, un modo di lavorare la rint che anche mo non si conosceva. E hanno portato tante innovazioni, hanno portato di tante religioni diverse, hanno portato di idee nuove, hanno portato di tante int. Il Friuli anche in quel tempo è cresciuto, è diventato anche mo più grande, più biel. Ed ecco che a un certo punto sono arrivati anche i Romani, dal 181 avanti prima di Cristo. Ecco che i Romani hanno deciso di creare qui un posto, un insediamento che loro permettesse di proteggere i loro confini, perché avevano imposto che dall'est cominciassero ad arrivare masse popolazioni. E allora hanno cercato una scuola, hanno cercato un posto là che finalmente potessero dare vita a un insediamento e a un territorio che potesse diventare un punto di partenza anche per tanti altri spedizioni e per tanti altri conquisti. È lì che sono arrivato a Aquileia, che già era grande, già era biele, ma che è diventato anche molto più potente, anche molto più interessante, perché hanno cominciato a creare un puart incredibilmente biel sul Natison. Hanno cominciato a portare tante di Keint. I prince romani che sono arrivati in 5.000 di loro, con tutti gli sfameis. In 200 anni, o poco di più, sono arrivati a contare quasi 200.000 persone. Era un insediamento, un puart che stava diventando sempre più importante e sempre più frequentato. Anche perché di questo puart, di queste nostre tiare, e passava in tanti di che materie, se passava in tanti di che merci che neanche non riveniva in pensarsi. E è così che dall'Oriente sono arrivati gli sdroghi come il pevar, le canele, dall'Egitto arrivava l'incenso, arrivava il papir, da Grecia arrivavano gli spomis e tante di che pece, da isole di Candia, che vuoi e di Cipro, arrivava il vin, da Africa arrivava l'avorio, da Istria e da Dalmazia arrivava in pioris, arrivava l'ane, arrivava in piels, e anche mo su dal nord arrivava in sclas, arrivava in agnei per i sacrifici. Dal Baltic arrivava una materia che già tante volte era preziosissima e che era le famose ambra. Etruschi, Fenici, arrivava in chi a rifornissi, venivano a ciulli le ambre, e venivano a ciulli il vin, il vueli, e venivano a ciulli gli samencis, e si vendeva bene, si vendeva di tutto. E solo due si vendevano bene i bufai, che crescevano le zone dal flum Timav. La città di Aquileia quindi è diventata la quarta più grande dall'impero romano. Dopo di Roma, dopo di Capua e di Milan, e veniva le nostre Aquileia, un quarto importantissimo, una zona che ormai era diventata un centro dal mondo. È interessante anche sottolineare una roba che riguarda le nostre religioni, il nostro cristianesimo. Ma c'è che al conto il mito, manculo, c'è che comunque certi liendis non si fanno inconosci,
è che chi di noi, il cristianesimo, non è stato quel di Pieri, non è stato quel di Roma, ma è arrivato direttamente di Alessandria, è stato San Marco, da che volte si dice a Mancul, a venire qui, a cui lei, a parte i primi cristiani. Non è una roba tan differente di che di Roma, ma c'è che non spla sottolinea che l'Eglesia di Mark aveva una visione tanto contente, tanto biele e tanto serena. Aveva un modo di intendere l'avvicinarsi a Dio, che era una roba più sintude a manco di noi, perché noi vedevamo, e avevamo anche quelle visioni celtiche, anche precedenti, avevamo una visione di musica, una visione dal ball, che ci dava tante serenità. E quindi questa religione che ci arriva di lontano e che ci parte proprio un avvicinamento a Dio, che passa attraverso le musiche e attraverso il ball, attraverso le danze, ecco che a noi ci aveva tanto vicine al nostro modo di vivere e di pensare. Le perché che forse canzoni come Schiaracciule e Maracciule ci derivano proprio in modo di queste lontane memorie. E ci fanno pensare anche che i benandanti vengono qui di c'è lontano e che vengono proprio di questi stiari che le nostre enti ha frequentato prima di venire qui di noi. E allora intanto Aquileia cresceva e diventava importante, ma piaceva talmente tanto anche alle popolazioni dall'est che a un certo punto hanno cominciato a cercare di conquistare. Non sono arrivati tan presto a farlo, ma dal 400 è arrivato Attile, e sono arrivati gli Unni e loro, e sono arrivati a conquistare anche Aquileia. E sono arrivati a rasare praticamente a tirare, hanno buttato tutte, hanno brusato tutte. E le Indie Aquileia sono schiampate palute, schiampate via le isole di Grau, e lì sono arrivati a platarsi. E conto nelle Ende, che tante volte prima di schiampare, visto che tanti di loro avevano tante robe preziose, avevano tanti bens, avevano tanti gioielli, e avevano scavato un buse o che avevano inchiatato un poch, e che dentro avevano plattato praticamente duce che potevano, e che era stato un tesoro di Aquileia, che però, quando sono tornati in Daur, visto che ormai le erano brusate tutte, e erano state tutte buttate giù a tiare, non sono arrivati più a chiatare. Si conta che anche moco anche venne in fase i contrasti di vendite dai terreni, ecco che chi ha qui le si mette sempre una clausola che a me è tanto importante per indichi. Si scrive che il terreno che viene venduto ha gli domi le superficie dal terreno, non viene venduto ciò che è in profondità. E quindi se questo tesoro di Aquileia fosse venisse in qualche maniera chiatato, fatto venire fuori, ecco che resterebbe dal precedente proprietari e non di quel che l'ha comprato. Una piccola nota che non fa un po' sorridere, ma che sicuramente non fa sorridere anche mo più umani, anche mo più biele che queste nostre Aquileia, che è veramente una perle, che ci ha le nostre Adriatic, che anche mo ci ha le viali smontagne dal nostro Friuli. E è così che in queste nostre tiare, non dome di int brave, non dome di grandi commercianti, ma è arrivate anche una mentalità di viarsi, un'organizzazione, una voglia di creare anche un mood di stare insieme, un certo mood di fare comunità. E allora già dal Tresinte, ma dopo dai secoli successivi, ecco che man mano le tiare dal Friuli ha cominciato a organizzarsi, creando anche una forma particolare di organizzazione, che è chiamata dal Patriarchiato di Aquileia. E è cresciuto talmente bene e talmente forte che dal 1077 addirittura è stato riconosciuto che il Patriarcato di Aquileia. È stato riconosciuto come un'organizzazione che poteva in qualche maniera rindi addirittura un esempio per tutto il mondo, per tutta l'Europa, perché a Sameca si è stato uno dei primi parlamenti creati in Europa. E tutto sta perché dal 1077 l'imperatore Enrico IV all'era venuto in Italia per ottenere le revoche delle scomuniche che aveva ricevuto di Papa Gregorio VII. Una volta che l'imperatore Enrico IV è arrivato a risolvere i suoi problemi col Pape, ha tentato di tornare su di corsa in patria per ristabilire il suo potere, perché aveva scuviato che i nobili locali e controllava i duci Valix e non permettevano di passare gli Alpi.
E quindi si è accettato due schierati e due contro di lui. E il momento era veramente tan difficile. Dove il patriarca Sigeardo, che era chi è da qui lei, e che era bavarese come lui, ha voluto mantenere la sua fedeltà e quindi ha concesso di passare. Per ringraziarlo di questa fedeltà dimostrata, il 3 di aprile 1077, Sigeardo ha ottenuto dall'imperatore Enrico IV, che nel frattempo era arrivato a ristabilire la sua autorità, ha ricevuto l'investitura feudale di duca dal Friuli e marchese d'Istria. Il suo titolo di principe gli ha permesso di creare il principato ecclesiastico di Aquileia, feudo di re dal Sacro Romano Impero. Il principato ecclesiastico era delimitato a nord nel Sibielis Montagnis. A sorelli Jevat era il flum Timau, a sorelli Amont invesit era il flum Livence e a sud ovviamente era il nostro mar Adriatic. Un'etiare biele che come è diventava a duci e fies riconosciute dall'imperatore e anche dal pape. Un'etiare biele che alle fin arriva addirittura a comprendere anche l'Istria, il Cadore, le Carinzie, le Carniole e addirittura una parte d'Estiria. Il patriarca di quel momento in poi era stato sempre il patriarca di Aquileia, no, come non, ma di la verità, se anche la sua diocesi era estremamente grande, la sua sede ad Aquileia è stata ben poco, perché alla fine aveva chiattato questa a Forum Iulia, che è diventata dopo Cividat, alla chiattata delle sede a Cormosa, alla chiattata delle sede più grande dopo in quel di Udin. Tant'è vero che anche Movue, le sede dal Vescul di Udin e le antiche sede dal Patriarchiato di Aquileia. Le sue corte, tante volte, comprendeva popoli di lingue, di etnie diverse, diverse, e univa praticamente tutto un mondo, perché arrivavi a mettere insieme il mondo germanico con il slav e venivi in tabaiati gli slenghi più disparati, perché si tabaiava il furlan, il ladin des Dolomiti, si parlava il slav antico, si tabaiava anche il bavarese, che è il medio, e probabilmente erano anche i residui di lingue longobarde. Patria dal Friul, da quel tempo, si è imponuta praticamente in tutta Europa e come dicevi, era anche una delle più grandi formazioni politiche che si potevano conoscere a livello europeo. Tant'è vero che sono arrivati anche a creare un Parlamento e fin dal XII secolo si tabae proprio di queste forme di espressione democratiche che addirittura fu di esempi un po' per tutta Europa. E che questo organismo prevedeva una rappresentanza assembleare anche dai comuni, e quindi non era come una sede di nobi e di clero, di predis, e anche le int dei paesi erano rappresentate. Le vite di questa istituzione si è portata in avanti per tanti secoli e si è mantenuta per sé sotto le dominazioni veneziane, anche se in parte perde il suo potere. Allora, le storie dal patriarcato di Aquileia continuano a lungo. Pensate che arrivino addirittura al 1205, quando dopo Napoleone Bonaparte ha abolito le nostre forme di guviar. Ecco, in pratica si tratta di mille anni di storie. Una roba che è interessante di conosci è che il primo di agosto del 1353, con un diploma di attuazione dall'imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo IV di Lussemburgo, è stata autorizzata il patriarca a istituire addirittura un'università con sede a Cividat, tante volte era in Timo Forum Iuli, ma comunque aveva già un'università furlane, era provveduto un dottorato in materie scientifiche, matematiche e giuridiche, addirittura anche ecclesiastiche. Ha funzionato, anche se in maniera irregolare, un po' a Sangloch, fino al 29 di aprile del 1429, quando dopo un decreto Vignesi lo ha sierato. Il patriarca Marquardo di Randec ha passato le storie perché l'ha promulgato il 8 di novembre del 1366 a Sacil, le raccolte delle norme fondamentali della Costituzione
de patria dal Friul, che chi ste a fare di base ha tutto il diritto furlan fin alle colate a causa della Repubblica di Vignesie. Le guerre con Vignesie, che sono cominciate dal 1411 e che hanno veduto soccombi il patriarchiato al 1420, ecco d'inche volte le patrie sono state includute nella Repubblica di Vignesie e lì è cominciate anche le puarità e lì è cominciate anche le miserie per noi. Le dominazioni di Vignesie ha creato una grande puarità tra i nostri territori e le inti ormai erano disperate, veramente non arrivava a tirare in davanti. E erano talmente tanto rabbiose che chi stesso so rabbia alle fin e gli venute fur in una importante rivolta delle nostre inti che è cominciata in città, che è cominciata a Udin e è stata declamata le rivolte degli Oibe Grasse dal 1511. Gli è scoppiato il 26 di febbraio a opere proprio dei cittadini di Udin, che erano affamati, non arrivavano a tirare in davanti. E dopo, a seguito di queste rivolte, addirittura anche dai contadini, anche da tutti i paesi, le inti si è sollevate, e quindi si è estinduto un po' a tutto il territorio del Friul e tutte le patrie del Friul, quindi è avuto un movimento di insurrezione. È stato uno dei più significativi dell'Italia rinascimentale. Addirittura è durato 2 giorni in Tirs, fino a quando, il 1 di marzo, Vignesie ha mandato qualche centinaio di cavaliers e in questa maniera le int ribellate a signore tornare dell'Ortiasis a signore fermarsi. L'unica roba che ha ottenuto in cambio è stata un riconoscimento di un'istituzione che è stata chiamata le Chiese de Contadinance. Era quello un periodo di grandi battaglie, di grandi scontri. E Vignesie, per arrivare a resistere, per arrivare a mantenere i territori che aveva conquistato, si è arroccata da ora a una nuova potentissima fortezza. Era una fortezza che già tante volte hanno voluto denominare come Palme, che noi conosciamo come Palme Nuove al DDVE, e era proprio al centro delle pianure furlane, una struttura monumentale, con soluzioni che per che epoche erano veramente moderni sì. E quindi erano anche una nuova struttura di grande impatto, aveva una rigorosa struttura geometrica, era a forma di stelle con 9 pontis e era in grado quindi anche di opponersi e di fermare le incursioni dai Turks, che quello era un periodo in cui veniva in tanti peschi le nostre patrie dal Friul. I lavori di fortificazione sono cominciati il 6 di novembre del 1593. Il governo austriaco tante volte l'ha protestato, anche con una certa forza, perché vedeva in queste nuove fortezze una forma per arrivare dopo a conquistare i territori tedeschi, per arrivare magari a mettere in difficoltà anche Gurisse. Però c'è che comunque dopo l'ha segnata, lei che il Friul ormai era dividuto fra Asburgo e fra le Vignesie e a partire dal 1516 l'impero asburgico l'ha controllato tutto il Friul orientale. Invece il Friul occidentale, o se volete anche a Sorel-Iamont e anche quel centrale era stato venezian fino al 1697, che è l'anno del Trattato di Chianfuarmit, quando a seguito delle campagne napoleoniche, anche queste parti dal Friul di Miec e dal Friul a Sorel-Iamont è diventata dal duto austriaco. Un dei patriarchi che nous plas città fra i tanti, perché sono stati tanti bravi, tanti veramente encomiabili, però uno in particolare nous ha colpito, è sicuramente il Beltram di Aquileia. Era nato a San Genese dal 1260 e è arrivato qui vonde ancien. È stato patriarca di Aquileia dal 1334 fino alla sua morte. Era un famoso professore di diritto dell'Università di Tolosa
e l'era in cappellan dal Pape. All'estate elevata al Patriarcato di Aquileia il 4 di lui dal 1334. All'arrivato qui con una buona idea già precise di riforme istituzionali e anche ecclesiastiche, amministrativi e militari. Quindi aveva già una bella idea di cemuto rivoluzionale vita, di cemuto modernizzale e anche rendile sempre più interessante e anche più forte. E Beltram è stato un patriarca veramente di grande forza, di grande visione anche di modernità e anche di grandi capacità, sia amministrativi che di ricostruzione. So pensin che dal 1340 volt le patrie del Friuli sono state colpite di un gravissimo terremoto che l'ha distrutto Glemone, l'ha buttato Vencion, addirittura il palazzo patriarcale di Udin alle sta distrutte e anche addirittura una parte delle nostre basiliche qui di Aquileia. E questa addirittura è stata unita a un'altra grande sciagura, un'altra grande disgrazia, che era quella di peste nere, che stava dilagando ormai in tutta Europa. Quindi i nostri patriarchi l'hanno avuto scombatti per arrivare comunque a favorire tutti gli SARS, a istituire l'Università di Cividad, come che si diceva. Alla arrivata a continuare anche tutte le miserie che venivano fuori di tutti questi disgraci. I nobili furlans però erano contrari al suo accentramento e alle sue grande capacità di amministrare il potere e quindi anche alle loro perdite di indipendenza. E per cui è anzitutto in tutte le maniere di fermarlo e di fare scongiuri contro di lui, comandasse soreduto dal conte di Gurisse, Enrico III, che lui aveva comunque fatto scomunicare anche dal dicembre del 1340 volt. Il Gualtiero Bertoldo di Quart, signor di Spilimberg, era un suo alleato e anche il frade Enrico di Spilimberg, i Villalta e Federico da Portis. Tutti insieme hanno cercato di attaccare il Feagne, Saint-Denis e anche Buie. E siamo arrivati anche a tagliare le aghe che arrivava a Udin e hanno costretto quindi le città a accettare una tregua. E hanno cercato in tutte le maniere anche di arrivare a una pace, ma Bertrando comunque arrivava a resistere e arrivava anche a contrastaio. Il patriarca di Aquileia era comunque masse brave da un punto di vista militare, quindi non era in grado di fermarlo. A questo punto i feudatari hanno messo a dumo una congiura e il 15 di aprile del 1350, quando ormai aveva più di 90 anni il patriarca, stava rientrando in Sicilia e si è chiattato al passaggio di San Giorgio alla Richinvelda. Si è chiattato al Miece ad una imboscade e lì Enrico di Spilimbergo lo ha copato e anche mo vuoi a Rauscedo alle un piera, alle un clap che riguarda il look la che è stato copato il patriarca Bertrand. È stato beatificato dopo dal 1660 di parte dal Papa Clemente XIII. Una vita che dal patriarca spindude a favore delle nostre patrie dal Friul e il fatto di essere chi vuole a Aquileia a riguardarlo è anche un mut per far venire sempre dal chiaf le grandecce di queste grande di queste tiare, le bielecce di queste int e il fatto che comunque Aquileia resta veramente un'escune di civiltà e un'escune di grandi insegnamenti sia dal punto di vista umano che anche dal punto di vista sociale e se vuole anche politico, visto il Parlamento che l'ha inventato e che si è creato prima di tutti i parlamenti europei e quindi è stato di grande innovazione.